Buonasera. Io non so se capita anche a voi, no? Vi ricordate quando abbiamo fatto il ritiro, abbiamo fatto pure un buon proposito di non lasciarci prendere dalle cose così, però sembra che siamo arrivati domenica già la terza di Avvento e già il Natale è arrivato. E ci viene sempre quella famosa domanda, ma fino a mo che cosa abbiamo fatto? Non so se voi vi state interrogando, riflettendo se su questo Natale ci stiamo preparando, non so se voi state scrutando dietro la tenda a vedere se lui sta venendo così come abbiamo detto durante il ritiro. Vi ricordate, abbiamo usato quell'immagine, però quell'immagine vuole essere poi la verità, un'immagine che vorremmo sempre più poi incarnare nella nostra vita. E quindi non so se 2, 3, 5, 10 minuti vi siete messi dietro a un balcone, dietro una tenda, per vedere da lontano se lui stia arrivando. Chiaramente lui arriva perché l'ha promesso, quindi il fatto che arriva non è semplicemente una pia nostra fantasia o illusione, lui l'ha promesso: io verrò. E forse secondo me qualche volta sarà pure già venuto. Perché se è vero, come dicono i padri della Chiesa, che c'è sempre la venuta storica, la venuta finale e poi c'è la venuta intermedia, e quella la venuta intermedia è quella più difficile da cogliere. È più difficile perché forse noi abbiamo tutti quanti, tutti, nessuno escluso, anche il Papa, guardate, abbiamo, ognuno ha un'immagine di Dio. E se abbiamo quell'immagine, è difficile poi cambiare quell'immagine. E se vi anche al ritiro, noi l'abbiamo detto, la prima conversione da fare non è la conversione da peccato. Noi non dobbiamo convertirci da non fare i peccati, quello viene dopo, la conversione morale. La prima conversione è quella teologica, è quella che riguarda Dio. Ma provate a pensare che anche Israele, perché non ha riconosciuto Gesù? Perché in tanti c'era quell'immagine di Dio che si era manifestato e rivelato nell'Antico Testamento, e però se ricordate anche, ogni profeta comunque ha fatto un'esperienza diversa, perché Dio si è rivelato a ognuno in modo diverso. L'abbiamo già detto, se vi ricordate, perché Dio si rivela secondo la capacità che l'uomo ha di accoglierlo e comprenderlo. Quindi Dio, come si è rivelato a me, è diverso da come si rivela a voi. Dio si rivela a noi adulti in modo diverso da come si rivela a un bambino. Noi dobbiamo fare attenzione a queste cose, perché qualche volta noi, vedete, possiamo anche dare per... ma come? No, perché se per me può essere scontato una realtà, non è detto che lo sia anche per un'altra persona. Non dimenticate che il punto di vista dal quale si vedono certe cose è fondamentale, importante. Provate a ricordare il punto di vista lì a Sant'Agata sui due golfi, quanto era bello il panorama che vedevamo. È diverso da questo punto di vista qui, però guardate, quello è creato e anche questo è creato, quello è uscito dalle mani di Dio, ma anche questa realtà qui è uscita dalle mani di Dio. E poi affidata alle mani dell'uomo, che cosa l'uomo ne abbia fatto è un altro discorso, però chiaramente voi capite, lì Dio sembra più vicino attraverso proprio la contemplazione della creazione e della bellezza. Ma qui non è che Dio sia meno vicino. Anche qui, vedete, noi usiamo purtroppo queste parole, che sono quelle che noi riusciamo a esprimere. Dio è vicino e Dio è lontano. Ma Dio è vicino e lontano da che cosa? Se Lui è quello che riempie ogni spazio e riempie ogni tempo. Ci può essere uno spazio dove Dio non è presente? Nell'ipotesi che ci fosse, sapete cosa significherebbe? Che quello spazio sarebbe un altro Dio. Allora, se Dio è quello che avvolge l'universo, perché l'universo è pieno della sua presenza, vuol dire che tutto è abitato dalla sua presenza. Ripeto, certe realtà sono più facilmente riconoscibili, certe realtà
portano più facilmente le tracce della presenza di Dio. Altre in realtà le tracce devono essere un poco più scoperte. E io penso che la sfida nostra è proprio questa qui. Andare a vedere lì dove sembra meno presente. Noi purtroppo però, come tutti quanti, siamo più per le cose semplici. Lavorare ci fa un poco fatica. La fatica del lavorare, anche a livello di ricerca della presenza del Signore, anche questo lavoro qui non ci è tanto facile o congeniale, quindi preferiamo, quindi poi, allora capite, poi allora, ma il Signore è, no, sto aspettando che il Signore venga, come aspettando che passare l'autobus, e l'autobus non passerà mai perché c'è il traffico e sappiamo poi le situazioni sono poi quelle che sono, e quindi su questo dobbiamo fare attenzione. Noi siamo partiti cogliendo il programma pastorale che il Vescovo ha proposto alla nostra diocesi. Vi ricordate? Il volto della parrocchia. E ci siamo lasciati provocare anche qui con questa immagine che la parrocchia ha un volto. Quindi la parrocchia con la quale identifichiamo la nostra comunità ha un volto, e quel volto però è il nostro. Quindi c'è la nostra faccia sulla facciata della Chiesa. Ora, il volto, vedete, è composto da che cosa? Il volto agli occhi, naso, alla bocca, le orecchie, e fateci caso, queste realtà sono le realtà attraverso le quali entriamo in relazione l'uno con l'altro. Noi entriamo in relazione con gli altri attraverso gli occhi, perché ci guardiamo, ma entriamo in relazione con la bocca, perché ci parliamo, anche con l'odorato, perché noi sentiamo gli odori che hanno gli altri, se uno ha messo il profumo, se il profumo non l'ha messo. Provate a pensare, no, se uno sta a casa e si è cucinato il cavolfiore, e il cavolfiore poi si impregna se tu porti il maglione, per dire che cosa? Che anche queste sono delle realtà attraverso le quali noi entriamo in relazione. E attraverso l'orecchio anche noi entriamo in relazione. E poi c'è il tocco, c'è la mano, però capite, i sensi sono quelle realtà attraverso le quali entriamo in relazione. Anche qui noi abbiamo molto difettato su questo, perché abbiamo pensato che come annuncio il volto missionario, il missionario è colui che annuncia, abbiamo pensato che l'annuncio sia solo un annuncio di quello che io devo dire. Allora io parlo di Gesù e vuol dire che sto annunciando Gesù. E gli altri sensi? Se vi ricordate, quando ne abbiamo parlato dell'Eucaristia, noi abbiamo detto che nella celebrazione eucaristica sono tutti i sensi che entrano nella celebrazione. Provate a pensare l'uso dell'incenso che noi abbiamo dato nella celebrazione. Proviamo a pensare a quello che vediamo durante le celebrazioni e a quello che ascoltiamo durante le celebrazioni. E tutte queste realtà, queste qui devono convertirsi, e devono convertirsi continuamente. Se vi ricordate, noi abbiamo detto che la conversione non è una realtà che inizia e si realizza nel momento in cui inizia. La conversione ha un momento che inizia e poi prosegue per tutta la vita dell'uomo. Noi ogni giorno siamo chiamati a conversione. E se stamattina quando siamo svegliati e non ci siamo posti la domanda che cosa ci saremmo dovuti convertire oggi, lo dovremmo fare domani. E lo dobbiamo fare domani. Perché domani noi davanti a questa realtà del mondo, con il deposito che abbiamo dell'incontro con Cristo, noi domani chiaramente dovremo chiederci a questa realtà davanti alla quale mi trovo che cosa io, come mi devo convertire per poter riconoscere questa presenza poi del Signore. Che poi guardate, da un certo lato la riconoscenza della presenza del Signore è un compito che per certi aspetti a noi già qualcuno l'ha svolto questo compito. Quindi di per sé noi non avremo niente da scoprire. Perché il compito, già Gesù, quando ce l'ha detto, ci ha anche svolto il compito. Se ricordate, quando andavamo a scuola, no? Diceva, preparatevi perché dopo domani dobbiamo fare il compito. E noi, mamma mia, ma chissà quale sarà la traccia di questo compito. Il Signore, la traccia del compito, già ce l'ha data. E la troviamo, la traccia, se vi ricordate, in Matteo 25. Ricordate quando dice, arriverà il momento in cui il pastore separerà le pecore dalle capre.
e dirà: ho avuto fame e mi hai dato da mangiare. Ecco il compito. Ho avuto sete e mi hai dato da bere. Ero forestiero e mi avete ospitato. Questo è il compito. Quindi al momento non è che sarà una sorpresa, ma noi non lo sapevamo. No, lo sapevamo come. E il compito lui addirittura l'ha svolto lui già per noi. Quindi a noi è chiesto cosa? Semplicemente di mettere la firma, di fare un falso. Vedete, Gesù in questo caso ci autorizza a fare un falso. E vi ricordate pure qui, no? Qualche volta quando il compito era così perfetto, ma chi te l'ha fatto questo compito? Il tuo fratello più grande o tuo padre o tua madre? Lui come fratello più grande già ci ha fatto il compito. Però pure qui, voi capite, vuoi mettere che io sono chiamato a riconoscere Dio nella sua onnipotenza? Dal fatto di dover riconoscere Dio in quel barbone oppure in quella persona a cui devo dare qualcosa da mangiare? Noi abbiamo detto che l'Avvento è il tempo che ci prepara al Natale, però abbiamo detto, specificato quale Natale ci prepara. Però anche se ricordiamo il Natale storico che cosa ci ricorda? Se non la fragilità attraverso la quale Dio sceglie, perché è una scelta, vi ricordate, De Verbo numero 2, piacque a Dio rivelarsi, come? E nel mistero del Natale Dio si è rivelato come? Nel Verbo che si fa carne. E che cosa c'è di più fragile della carne? Ma ancora l'altra cosa che di per sé dovrebbe essere quella che più non dovrebbe tanto farci stare tranquilli. Dio viene a noi nella veste di un bambino. E il bambino tu sei chiamato a proteggerlo o a farti proteggere dal bambino? Capite che tu il bambino lo devi proteggere, non è che il bambino ti protegge. Quindi capite Dio come sceglie di venire in mezzo a noi? Come uno che vuole essere protetto, non come uno che viene a proteggere. Noi, ma capite, pure qui ci verrebbe a dire: Signore, ma come? Tu hai atteso tanti anni per venire in mezzo a noi, perché San Paolo dice quando venne la pienezza del tempo, quindi ha atteso tantissimi anni, i 2000 anni annunciati dai profeti, per venire come un bambino. E questo è tutto. Cioè noi effettivamente la notte quando andremo davanti al presepe, noi dovremmo dire: ma questo è tutto, questo è Dio. Allora capite lì, o cambia o non cambia cosa. E noi invece andiamo lì, e vieni in una grotta, capite? Andiamo lì così e ce ne andiamo tranquillamente, come l'anno scorso, come 2 anni fa, come 3 anni fa. Non l'abbiamo incontrato. Abbiamo incontrato un nostro sentimento, quell'immagine che ci portiamo dentro e che serve a che cosa? Dice: a me nel giorno di Natale stiamo un poco più buoni, però già arrivi il 26 e già non ti parlo più. Allora, se vi ricordate le due sentinelle, Giovanni Battista e Maria, Giovanni Battista che rivedremo domenica prossima e Maria che sottofondo ci accompagna e vedremo invece l'altra domenica, le due sentinelle che si lasciano sorprendere da Dio. Guardate, noi purtroppo come adulti, volevo dire come voi adulti, come adulti noi abbiamo perso purtroppo il senso della sorpresa. Noi pare che già sappiamo tutto. Non ci lasciamo più sorprendere da nulla. E quindi capite, se io non mi lascio più sorprendere da nulla, domani sapete che cos'è? Domani è venerdì, mamma mia. Meno male, fine della settimana. Così. Già so che poi mi sveglierò, mamma mia, dovrò poi preparare la colazione, il pranzo, andare a lavorare, fare questo, e speriamo che presto finisce la giornata, perché non ci sa più sorprendere da nulla. Ma capite se domani io svegliandomi cogliessi il dono del nuovo giorno? Che sorpresa. Già questo ve l'ho detto, vi ricordate? Chissà perché diciamo sempre: quella persona è morta, come se poi quello veramente poi ci ha meravigliato che è morto. Ma Namamrit, è vivo. Perché non riusciamo a dire domani mattina: sono ancora vivo, sono vivo. E quindi vuol dire che sono reso degno
che mi è stato fatto questo dono di vivere questa giornata dove il Signore mi chiama qualcosa, perché dice il libro della Sapienza, no, neanche avresti creato una cosa se quella cosa poi tu non la ami. E già il fatto di essere amato è già, questa è una cosa meravigliosa. È l'amore che mi riscatta dalla quotidianità alla cosa eccezionale. Ma forse allora la domanda che noi seriamente dovremmo farci, ma ci sentiamo amati? Perché forse il problema è proprio questo, forse, che forse non ci sentiamo amati. Perché poi dovremmo anche chiederci che significa sentirsi amati. Perché io posso pensare questo, se Dio mi ama, allora perché io ho poi questi problemi, se mi ama? Se mi ama, perché poi permette queste difficoltà? Se mi ama, allora non mi ama. E ritorniamo sempre al stesso punto. Allora Dio chi è? Quello che mi deve togliere i problemi, deve togliere le difficoltà? O quello del Salmo 62, la tua grazia vale più della vita. Amo Dio in funzione di, o amo Dio per amarlo? È un amore di interesse o è un amore gratuito? Permettete l'espressione, però è un amore di interesse o è un amore inutile quello che io ho nei confronti di Dio? Inutile nel senso di non utile, cioè non che mi deve produrre qualcosa. Perché io posso amare qualcuno per una utilità. Io amo questa persona, gli faccio anche dei servizi, così fa speranza che questa persona poi al momento opportuno possa ricambiarmi dandomi il posto. Quindi capite? È un amore questo utile di interesse. Amore inutile, non utile, in questo senso qui. Lo amo, no perché mi ha dato posto, lo amo perché lo amo. Allora, poi capite, e qui non abbiamo questa capacità, no? Ma un giorno in paradiso però glielo diremo. Che cosa poi lui trova in noi per poterci amare a questo livello? E quando lui vede me, che cosa vede in me per amarmi fino a dare la sua vita per me? Allora l'altro problema, che forse io contemplo poco questo, noi non sappiamo più contemplare, per quel problema lì che, se vi ricordate, dell'orologio. Perché noi senza orologio non sappiamo vivere, perché le nostre cose sono basate da loro. Allora alle 7 veniamo alla catechesi, 7:30 alla catechesi, 8:30 speriamo che si finisca, poi dobbiamo tornare a casa, alle 9 abbiamo la cena, domani mattina alle 6:30 ci svegliamo e poi così. E la giornata nostra è tutta così, ta 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 ta. Tanto è vero che poi succede una cosa, non ho tempo. E anche con il Signore. Fateci caso, anche le nostre messe, bene o male, comunque, hanno quel target lì di orario e non si scappa. Tanto è vero, ci rendiamo conto che quando la messa è un poco più lunga, i nostri programmi sono tutti stravolti. Perché ha sfiorato di quei 10 minuti e mo quei 10 minuti non mi trovo, soprattutto se c'è la partita a casa, che deve giocare in Napoli, quindi mi fa presto e quindi arriviamo già a partita iniziata. E tutto questo non è che non produca nulla di negativo dentro di noi, perché che cosa porta poi questo fatto? Che il non contemplare, quindi non cogliere fino a che punto io sono amato da Dio, non mi porta a riconoscerlo e soprattutto non mi porta a cogliere lo stesso amore che Dio ha nei confronti anche di chi sta a fianco a me. Perché l'amore, in un certo qual modo, se volete, è rendersi presente all'altro. Se io so che la mia fidanzata mi ama, io in un certo qual modo, no, il suo amore è come se lo avvertissi presente, quindi il suo amore è la sua presenza dentro di me. Quindi sapermi amato da Dio in un certo qual modo è avere la consapevolezza che Lui è dentro di me e che mi ama. Quindi l'amore è sapere che Lui è dentro di me e quindi è presente dentro di me. E se questo io poi è vero per me, lo è vero pure per te, lo è vero anche per te. E quindi tu chi sei allora davanti ai miei occhi? Ricordate
l'angelo come saluta Maria? Rallegrati, piena di grazia. Maria, sapete come è conosciuta in cielo? Non come Maria, ma come piena di grazia. E sapete io come sono conosciuto in cielo? Non come Maurizio, ma come? E sapete voi come siete conosciuti in cielo? Pieni di grazia, non con il vostro nome. Solo che per Maria, per noi sembra che è così, è scontato. Per noi invece è pure a me. Perché quando l'angelo dice a Maria tutto quello che abbiamo sentito il giorno 8, Maria non ha ancora detto all'angelo, sì, sono la serva del Signore. Maria dirà all'angelo, alla fine, ma quando già l'angelo ha detto cosa il Signore pensava di lei. Quindi vedete, l'amore da parte di Dio nei confronti di Maria non è stato condizionato al sì di Maria. Maria poteva dire anche di no. Il Signore non avrebbe ritirato il suo amore da Maria. Perché l'angelo non ha detto, Maria sii piena di grazia, ma a condizione che tu accetti. Capite? Non ha detto a condizione. Ma perché quando noi riceviamo il battesimo da bambini o da adulti, ci viene prima detto qualche condizione, ci viene chiesta. Anzi, addirittura lo sapete, no, l'adulto che viene battezzato non si deve neanche confessare. Un adulto che riceve il battesimo da adulto non deve confessarsi, perché il battesimo è anche al piccolo. Ma il piccolo che garanzia ci dà quel bambino? Ma perché noi che garanzia abbiamo dato al Signore per ricevere il battesimo? E il battesimo comunque l'abbiamo ricevuto. E il battesimo che cos'è? Se non sei pieno di grazia, sei il figlio mio l'amato, in te mi sono compiaciuto. Se queste cose non ritorniamo a farle nostre, sono delle cose che anche quando le sentiamo ci scivolano addosso. Ecco perché non cambiamo. Non è che non cambiamo perché dici mai sono fatto così. Non cambiamo perché queste realtà noi non le facciamo nostre. Toglietemi una curiosità. Se io mangio e mi piace mangiare, io ingrasso o dimagrisco? Ingrasso. Perché assimilo però quello che sto mangiando. E perché quando io mangio l'Eucaristia, io non sono ancora ingrassato di Cristo. Perché probabilmente non assimilo e non mi lascio assimilare, per dire meglio. Perché nell'Eucaristia cambia. Mentre nei cibi normali io assimilo ciò che mangio, direbbe Sant'Agostino, nell'Eucaristia sono assimilato da colui che io mangio. Non mi lascio assimilare da lui. Sapete, no? Si vendono le compresse, che tu dopo mangiato, prima di mangiare, l'assumi e quello poi non ti fa assimilare quello che tu hai mangiato. Forse noi vendiamo qualche compresso prima dell'Eucaristia. Allora, dicevo, è necessario che queste cose ce le dobbiamo ridire, le devo dire a me stesso, le devo dire, perché altrimenti non le farò mie. Allora, come dicevamo anche la volta scorsa, allora è chiaro, io poi mi devo anche proporre, non direi degli obiettivi, però allora concretamente cosa devo fare? Quando abbiamo fatto il ritiro, poi concretamente che cosa devo fare? Allora, se effettivamente l'indicazione mi deve mettere alla finestra, io mi devo mettere alla finestra, pure a costo di risultare a me stesso, ma che sto facendo? Sono così stupido. Sì, sono stupido. O potremmo cambiare l'accento, sono stupito. E qui inizia la meraviglia, lo stupore, la sorpresa. Allora capite, non è la solita pioggia, non è la solita nebbiolina, il solito freddo. Quando la settimana scorsa parlammo del numero 2 di De Verbum, se vi ricordate, piacque a Dio rivelarsi,
Anche qui noi abbiamo la concezione o l'idea che Dio si riveli, si manifesti, si faccia conoscere in astratto. Se Dio si rivelasse in astratto, ma noi lo potremmo mai sapere? Se c'è un essere invisibile in questa stanza, noi lo potremmo mai sapere? Perché? Non solo perché non si vede, ma perché noi non siamo capaci di vederlo. Quindi che senso avrebbe? Allora, se tu, essere invisibile, vuoi farti sapere, conoscere da me, devi renderti visibile in modo tale che io possa riconoscerti. Quindi Dio si è rivelato e si rivela non in astratto, nella storia. Non a caso gli anni da quando si iniziano a contare? Da quando è nato? Da quando ha preso carne? Non solo più annunciato, ma incarnato. Però anche qui attenzione, perché noi potremmo dire, allora facciamo riferimento a quella storia lì di 2000 anni fa. Dio continua sempre a rivelarsi nella nostra storia. E la mia storia è proprio questa qui, quello che ho fatto oggi, questa è la mia storia. La storia è quella che voi avete vissuto e state vivendo, anche questa è la storia. Non sarà scritto su nessun libro di storia quello che noi stiamo facendo qui, ma anche questo comunque contribuisce al succedersi degli eventi e dei fatti della storia. La successione dei giorni è proprio la presenza di Cristo che la riscatta appunto da questa banalità e fa sì che un giorno sia diverso da un altro. Dice il Salmo, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Invece noi, quando iniziamo a contare i giorni, a una certa età li incontriamo perché si avvicina più la morte. E anche qui sbagliamo. Per noi non si avvicina la morte, per noi si avvicina il giorno dell'incontro faccia a faccia. Noi lo incontreremo. E come dice il libro di Giobbe, non più per sentito dire, perché ne faremo l'esperienza diretta. Chi ha partecipato alla messa di oggi, oppure chi ha fatto la meditazione sulla prima lettura di Isaia, l'altro grande guardiano sull'Avvento, è quello che ci aiuta, no, a vivere l'Avvento. Isaia sta parlando a nome di Dio e a un certo punto usa questa espressione. Non temere, dice, vermiciattolo d'Israele, io ti tengo per la mano destra, io sono il tuo Redentore. Noi il verme, quando lo vediamo e lo possiamo vedere in campagna così, no? Oppure qualche volta poi ci capita di vedere che cosa facciamo il verme dell'altro, ci fa un po' schifo, no? Ci fa un po' senso. Poi siamo portati un po' a schiacciarlo. Tenete presente che Israele ha fatto un'esperienza particolare. Israele si è prostituito agli altri dei, questo è proprio il termine che usa la scrittura, cioè aderito ad altre divinità. Aderendo ad altre divinità, allora c'è questo fatto. Allora il Signore che cosa dice? Cioè, nonostante che tu abbia fatto questo, e quindi sei un verme, verme dispregiativo, vermiciattolo, vedete? È un vezzeggiativo. Dice, non temere, vermiciattolo di Israele, perché io ti tengo per la mano destra, è la mano della forza. Sapete, no, pure se abbiamo con la destra, con la sinistra, no, la mano destra è più forte rispetto alla sinistra. Quindi ti tengo per la destra, cioè è la forza di Dio, cioè tu sei nelle mie mani, la mia mano che è forte, io sono il tuo Redentore. Cioè capite, Israele, che nei confronti di Dio si è ribellato, Dio che fa? Dice, comunque io sono il tuo Redentore, e non temere. Cioè lui che dovrebbe dire, cioè lui che ci vorrebbe qualcun altro a prendere le difese di Israele nei confronti di Dio, Dio dice, non temere perché io ti tengo io per la mano. E anche qui la domanda ce la dobbiamo fare, ma allora io cos'altro voglio?
cosa ho ancora bisogno? C'era una preghiera che a un certo punto diceva così: che cos'altro avrei dovuto fare per te che io non ho fatto? Dimmelo. Lo ascoltiamo negli Improperi, il Venerdì Santo, veramente. Prima, come cristiani, prima, avevamo quella caratteristica che era nostra, quella del poter fermarci a riflettere e a meditare. Ora non so quanti di noi fanno la meditazione. Allora, diciamo, stai zitto, non dobbiamo più lamentarci. Allora capite come ci lasciamo la settimana scorsa? Il problema qual è? Il problema è l'incapacità di comunicare che abbiamo tra di noi e la stessa incapacità di comunicazione che l'abbiamo nei confronti di Dio. Tutto si risolve sulla comunicazione, perché la comunicazione fa la comunione. Anche l'Eucaristia è una comunicazione. La comunicazione suppone due eventi, la parola e l'ascolto. La parola mi permette di dire io chi sono. La parola dice Dio chi è. La parola, quando noi l'ascoltiamo, non è il luogo dove ci viene detto come ci dobbiamo comportare, perché anche qui noi la vediamo sempre in funzione di quello che io devo fare. La parola mi dice Dio chi è. Nel giorno della festa dell'Immacolata, il brano dell'Annunciazione che noi conosciamo a memoria, noi lì subito leggiamo che cosa? Il fatto che il Signore parla di Maria. Non è vero. Giuliano, mi piace molto la Madonna, lui avrebbe desiderio di poter studiare Mariologia. Spero di non deluderlo su questo. L'Annunciazione non ci parla di Maria, ci parla di Dio. Ogni pagina ci parla di Dio. Di Dio amante dell'uomo. Dicevano i padri della Chiesa che la scrittura è come se fosse questa lettera che Dio ha scritto all'amato, e l'amato siamo noi. Ora anche noi grandi purtroppo su questo abbiamo perso questa bellezza della lettera scritta, però prima quando si scriveva la lettera, oppure quando il fidanzato stava a fare il militare, quando erano 15 mesi, quando era l'ora militare? 15 mesi, poi passò un anno, poi adesso, però quando erano 15 mesi e non ci si vedeva spesso, allora si scriveva la lettera. E provate a pensare quando la fidanzata riceveva la lettera del fidanzato, o la fidanzata che scriveva al fidanzato. Provate a pensare quando non si vedevano da tanto tempo, no, e che bello quando lui aveva quella lettera tra le mani, e la lettera scritta a mano, e vedere la grafia. E poi c'era qualcuno poteva fare, uno gli spruzzava un poco di profumo, oppure il bacio sulla lettera, e i cuoricini. Ma pensate che questo qua dentro non ci sia. Pensate che nel leggere quella frase, espressione vermiciattolo di Israele, non temere che ti porto per la testa, non sia questo cuoricino da parte di Dio. Fate attenzione, domenica prossima, quando ascolteremo la prima lettura dal libro di Sofonia, fate attenzione perché quella lettura lì ci farà capire il saluto che l'angelo porterà a Maria. Sono le stesse parole. Quindi fate attenzione alla prima lettura domenica. E in quella lettura, quando addirittura dice così, il Signore grida, la scrittura è l'unica volta che viene detto che il Signore grida. A Giovanni si dirà, grida squarciagola, non avere riguardo. Invece l'unica volta che viene detto che il Signore grida, chiaramente il Signore sussurra con Elia soprattutto, parla dolcemente, invece grida, sapete che cosa grida? La gioia.
Allora leggere veramente con attenzione, senza, e non in modo superficiale, allora lì vediamo veramente il cuoricino che Dio in quella lettera la sta facendo, o quella lettera particolare scritta così che ti sta facendo capire cose che tu poi dall'altro lato subito capisci. Beh, però ripeto, capite questo che significa? Allora l'ascolto della parola per incontrarlo è il tempo dell'amore con Dio. Posso usare una parola forte? Siamo tutti quanti adulti. È il momento del rapporto sessuale con Dio, dove Dio si dona a noi come l'uomo e la donna si donano reciprocamente, senza riserve. Perché Gesù, a capitolo 15 di Giovanni, dice: tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere. E nella mentalità biblica il verbo conoscere indica anche il rapporto sessuale. Non è solo una conoscenza qui, ma è una conoscenza esperienziale che coinvolge tutta la tua vita. O di tutto questo abbiamo paura inconsciamente, perciò molte volte non abbiamo il tempo. O perché sappiamo veramente che cosa possiamo andare incontro. E quindi la nostra vita veramente potrebbe cambiare. E allora forse dovremmo chiederci, ma forse non voglio cambiare? Perché questo modo attraverso il quale mi sono strutturato, anche se non è il massimo, però è quello che comunque mi dà le certezze. Mi dà delle certezze e quindi preferisco andare avanti così. Perché adesso rimettermi di nuovo in gioco e ricominciare ancora da capo. È questo. Questo è Natale, questa è la Pasqua, questo è Pentecoste, questo è il tempo ordinario, questo è il Signore. Allora capite, non è più il quantificare se io sono stato peccatore o chi. Dirà San Giovanni, Dio è più grande del nostro cuore. Voi immaginate Dio che sta lì, ah Maurizio aspetta, fammi vedere, però questi peccati qua così. O sta lì a dire vieni qua, fatti inondare del mio amore. Fatti inondare del mio amore è come tutte le inondazioni, prima di tutto non sono quelle che, ma le inondazioni non è per te, perché l'inondazione ti travolge. Quindi lasciati travolgere e stravolgere da questo mio amore. Perché travolgendoti e stravolgendoti arriva anche agli altri. Questo passaggio qui non lo dobbiamo dimenticare, perché il pacchetto è tutto uno. Lui, io e gli altri, non lui e io, e finisce qui. E attenzione, neanche lui, io e l'amico o l'amica o il gruppo o la parrocchia. Lui, io, gli altri, il mondo, la società. Come? Come dicevamo prima, con occhi diversi, con un olfatto diverso, con un parlare diverso, con un sentire diverso, con un toccare diverso. Scusatemi, noi ci dovrebbe essere differenza tra il nostro modo di toccare e il modo di toccare di chi non crede. Deve esserci differenza tra il mio modo di vedere e di chi non crede. Dobbiamo vedere diversamente. Perché quello che noi vediamo, e qui lo sguardo è profetico, non che noi indoviniamo qualcosa che succederà 10 anni. No, non è questa la profezia.
La profezia è che il nostro occhio vede così lontano, ma quello che vede lontano l'annuncia ora presente, affinché gli altri lo possano vedere. La profezia è aiutare gli altri che non vedono a vedere quello che tu stai vedendo. Lo capite? Gli occhi iniziano ad andare di fiamme. Si parla di Santa Elisabetta d'Ungheria, che era una nobile, che dice che lei poi si è fatta terziaria francescana, che quando lei usciva dalla preghiera il volto era trasformato. Ma già di Mosè, se vi ricordate, no? Quando scendeva dal monte, quando, o meglio, entrava nella tenda dell'alleanza, della tenda del convegno, quando usciva si metteva un viso sul volto perché il suo viso era raggiante. Il mio purtroppo non è ancora raggiante. E mi provoca questo. Capite? Come sacerdote mi provoca. Perché se io ho incontrato il fuoco, se mi metto vicino al camino, io mi riscaldo. Faccio la faccia rossa vicino al camino. E se mi metto vicino al fuoco, il roveto che brucia ma non si consuma, non dica assai, ma un po' di fumo, di puzza del fumo io lo dovrei avere addosso. Papa Francesco ci parla della puzza delle pecore, no? Da portare addosso. E io un po' del fumo, perché quando poi c'è il fumo ristagna nella stanza, e io un po' addosso di questo lo dovrei portare. E com'è che qualcuno a fianco a me non lo sente? Dice: che bella preghiera che ho fatto. E nessuno se n'è accorto però. E che serve quella bella preghiera che hai fatto se nessuno se n'è accorto? Se l'incontro con Cristo non provoca qualcun altro, in positivo o in negativo, perché anche in negativo, ma anche quello è una provocazione, anche in negativo, a che serve? Se non a vivere un egoismo spirituale. E noi nelle celebrazioni viviamo l'egoismo spirituale. Bene, lasciamoci provocare, perché tutto questo è provocazione. È provocazione, è una chiamata, è provocazione. Vocare, chiamare, pro a favore di. Quindi sentiamoci chiamati, questo è Natale. Ripeto, Pasqua, questo è tutto. Quindi mettiamoci anche davanti al bambino, sì, possiamo farlo, però non lo dimentichiamo, chi è quel bambino? È la parola di Dio che viene in mezzo a noi, questo è il bambino, non lo dimentichiamo. Il verbo che si fa carne è la parola che viene in mezzo a noi. E la parola che ci viene detta è sempre per una provocazione. Quindi non andiamo alla grotta con le parole da dire, andiamo alla grotta con un orecchio da ascoltare la parola. E non aspettiamo la notte del 24, perché il 24 è già oggi, è già domani il 24. E soprattutto una volta che quella parola l'ascoltiamo, poi lì dobbiamo dire, ora? E se casomai non l'ho ascoltata, resto ancora un'altra volta, resto ancora di più, fin quando l'ascolto. O si scoccia lui a dirci la parola, ma non dobbiamo scocciarci noi nell'andarcene senza aver accolto la parola.